Va bene, quindi prima di procedere con la teoria volevo fare ancora qualche esercizio sulle funzioni di più variabili reali, quindi ancora riprendiamo gli esercizi. Sui limiti. Di più variabili. Allora, quindi l'esercizio è il seguente: verificare se la funzione f di xy uguale modulo di x logaritmo di 1 più y è differenziabile nell'origine. È differenziabile in 0,0. Ok, quindi cominciamo a vedere il dominio di questa funzione. Allora, il dominio della funzione sono l'unica condizione che dobbiamo imporre è che l'argomento del logaritmo sia positivo, quindi sono le coppie xy appartenenti a R2, tale che y più 1 è maggiore di 0, quindi y è maggiore di meno 1. Quindi è questo semipiano delimitato dalla retta y uguale a meno 1. In particolare, appunto, contiene l'origine, quindi ha senso parlare di differenziabilità nell'origine. Allora, fuori dall'origine le funzioni sono, cioè, osserviamo che per x diverso da 0, quindi le funzioni sono, la funzione che intervengono sono regolari, quindi la funzione è derivabile, le derivate parziali sono continue. Quindi per x diverso da 0 potrei concludere direttamente la differenziabilità. L'unica, diciamo, problema è che per x uguale a 0 questa funzione non è derivabile come funziona una variabile reale e quindi non siamo sicuri che la funzione ottenuta di più variabile sia derivabile e quindi differenziabile. Allora, cominciamo prima cosa a calcolare le derivate parziali in 0,0. Quindi mettiamoci, quindi per x diverso da 0 f di xy è una funzione regolare. Quindi l'unica difficoltà è dovuta alla presenza del modulo che non è derivabile come funzione di una variabile. Quindi andiamo a calcolare adesso le derivate. Prima cosa verifichiamo la derivabilità in zero. Sappiamo che se non è derivabile non è neanche differenziabile, quindi in ogni caso l'esercizio, comunque in ogni caso il gradiente ci serve per verificare la differenziabilità. Andiamo a fare le derivate parziali. Allora, poiché rispetto alla variabile x abbiamo detto che la funzione modulo non è derivabile, non possiamo derivare direttamente, quindi dobbiamo applicare la definizione, quindi dobbiamo fare il limite per h che tende a 0 di f di 0 più h, 0, meno f di 0, 0 fratto h. Quindi questo è il limite per h che tende a 0. Allora, f di h a 0 vale quindi modulo di h logaritmo di 1. In 0 la funzione vale 0 meno 0 fratto h. D'altra parte il logaritmo di 1 è sempre 0 e quindi passo al limite su una quantità che è sempre 0 e quindi viene 0. Quindi nell'origine la derivata parziale rispetto a x esiste e vale 0. Per quanto riguarda invece la derivata parziale rispetto a y non ci sono problemi perché rispetto a y è una funzione regolare. Quindi posso calcolare in generale, dire che in generale la derivata parziale rispetto a y la ottengo semplicemente derivando rispetto a y, quindi è x fratto 1 più y, derivata del logaritmo rispetto a y. E quindi quando la calcolo in 0,
df in dy calcolata in 0, 0 e viene nuovamente 0 perché c'è la x al numeratore. Ok, quindi osservate la differenza fra questi due calcoli, diciamo, rispetto alla x ho applicato la definizione perché la funzione modulo non è regolare, non è derivabile in 0. Invece rispetto alla y la funzione è regolare, quindi posso derivare in maniera ordinaria e calcolare il punto. A questo punto vado a verificare, quindi abbiamo trovato in particolare che il gradiente della funzione nell'origine è 0, 0. Vado a verificare la differenziabilità. Allora, abbiamo detto che la condizione la riscrivo in generale e poi la applico nel punto, la riscrivo in generale. La condizione di differenziabilità in un punto è equivalente a scrivere che, la scrivo per due variabili, f di xy meno f di x con 0, y0 meno derivata parziale rispetto a x nel punto x con 0, y0, x meno x con 0, meno la derivata parziale rispetto a y, x con 0, y0, y meno y0, il tutto fratto la radice quadrata di x meno x con 0 al quadrato più y meno y0 al quadrato, questo limite deve essere uguale a 0. Ok, l'ho scritto esplicitamente nel caso, in Rn possiamo, dobbiamo scrivere un'identità attraverso i prodotti scalari, in R2 possiamo, no, quell'identità si riduce a questa proprietà. Quindi vado a sostituire i dati del problema, 0, 0 è il punto di accumulazione, quindi diventa limite per xy che tende a 0, 0, la funzione f di xy, quindi è modulo di x logaritmo di 1 più y. In 0, 0 vale 0, perché calcolo in 0, quindi viene 0. E anche le derivate parziali nell'origine abbiamo appena calcolato sono 0, quindi rimane soltanto questo termine, quindi meno 0 in sostanza. Tutto questo pezzo si annulla, fratto la radice di x quadro più y quadro. E questo dobbiamo imporre che sia uguale a, dobbiamo verificare che è uguale a 0. Allora, ok, a questo punto è diventato il limite di una variabile, lo faccio come al solito, scusate, il limite di una funzione di più variabile, lo applico le solite tecniche, scrivo f grande, quella funzione di cui devo calcolare il limite, quindi f grande è modulo di x logaritmo di 1 più y, fratto la radice di x quadro più y quadro. E cancello qui. Prima cosa, verifico il limite lungo le rette. Allora, il limite lungo le rette è limite per x che tende a 0 di f grande di x mx. Allora, questo che cosa mi viene? Limite per x che tende a 0 di modulo di x logaritmo di 1 più mx fratto la radice di x quadro 1 più m quadro, raccogliendo x quadro in evidenza. Ok, quindi ancora uguale, limite per x che tende a 0, sopra, adesso posso utilizzare il fatto che il logaritmo di 1 più t è asintotico a t quando t tende a 0, logaritmo di 1 più t è asintotico a t per t che tende a 0. E quindi il logaritmo di 1 più mx è asintotico ad mx per x che tende a 0, quindi qua ci metto un mx.
e sotto tiro fuori x quadro dal modulo, quindi la radice di x quadro è modulo di x, e mi rimane sotto alla radice il termine 1 più m quadro. Modulo, si semplifica il modulo, quindi rimane il denominatore è una costante, il numeratore va a 0 e quindi il limite fa 0. Quindi abbiamo verificato che lungo le rette il limite esiste e fa 0. Se qua già abbiamo ottenuto un valore diverso da 0, l'esercizio era finito, perché vuol dire che la funzione non era differenziabile. Noi ricordate, per verificare la differenziabilità dobbiamo ottenere esattamente 0. Ok, quindi adesso proviamo, abbiamo ottenuto che il limite lungo le rette è 0, proviamo a stimare la funzione utilizzando le coordinate polari. Quindi vado a calcolare f grande di rho cos theta, rho sin theta, meno L, ma meno L abbiamo, vabbè, scriviamo meno L, quindi L sarebbe il suo limite presunto. Allora, questo che cosa diventa? Al numeratore, quindi la funzione sta lì, diventa modulo, allora, rho lo tiro fuori dal modulo, rho cos, modulo di cos, lasciamo un unico modulo, mettiamoci tutti i moduli, logaritmo di 1 più rho sin theta fratto la radice di rho quadro coseno quadro theta più rho quadro seno quadro theta. L abbiamo detto che era 0. Allora, ancora facciamo un po' di semplificazioni, scriviamolo, quindi rho per esempio può uscire, ok, rho, il modulo raccolgo un unico modulo, quindi diventa rho cos theta logaritmo di 1 più rho sin theta, e a denominatore cos quadro theta più sin quadro theta è uguale a 1, rho, ricordate, è sempre positivo, quindi radice di rho al quadrato lascia rho, perché rho è sempre positivo, quindi radice di rho al quadro uguale a rho. Rho e rho si semplificano, e quindi è rimasto questo termine al numeratore. Adesso utilizzo la seguente stima. Quindi qui, vedete, questa è una parte che posso controllare come al solito con 1, però mi rimane qui dentro una dipendenza da il rho che vorrei tirare fuori, che è quello che deve andare a 0, però c'è ancora seno di teta, e sono argomento il logaritmo. Allora, posso stimare in questa maniera, posso dire che il logaritmo di 1 più teta, 1 più t, è sempre minore o uguale di t, per t maggiore di 0. E questo si vede abbastanza bene. Pensate, t è questa, e il logaritmo è questo. Quindi t tende a infinito più velocemente il logaritmo di t, e del logaritmo di 1 più t, quindi t è sempre più grande del logaritmo di 1 più t. Allora, a questo punto maggioro questa quantità con 1, e quindi la cancello, e il logaritmo di 1 più rho sin teta lo maggioro con rho sin teta. C'è un modulo che lascio. Quindi ho maggiorato coseno di teta con 1 e il logaritmo di 1 più rho sin teta con rho sin teta. Okay. E infine ancora riutilizzo la solita maggiorazione di seno e coseno e maggioro con rho. Finisco con rho. A questo punto sono arrivato, perché ho ottenuto esattamente la funzione che tende a 0 per rho che tende a 0 più, e quindi posso concludere che effettivamente questa proprietà è vera. Da qui, ok, ho dimostrato esattamente che questo limite fa 0. Quindi ho ottenuto questo,
E allora, questa è la condizione necessaria e sufficiente, cioè proprio l'equivalente alla differenziabilità, quindi ne segue, concludo che, da qui segue che F è differenziabile nell'origine. Era proprio la condizione che dovevo verificare, ok? Quindi ho dimostrato che il limite di quella funzione fa 0 e quindi era proprio la condizione che dovevo andare a verificare. Un ultimo esercizio che comprende un po' una serie di proprietà. Questo lo saltiamo. Facciamo invece quest'ultimo esercizio. Allora, sia f di xy x elevato alla y. Allora, calcolare 1, gradiente di f. L'equazione del piano tangente. Nel punto P0 di coordinate E1, e numero di Nepero E1. 3, la derivata direzionale in P0 nella direzione 1 su radice di 2 e 1 su radice di 2, nella direzione v uguale 1 su radice di 2, 1 su radice di 2, poi 4 la direzione di massima crescita, la direzione di massima crescita in P0, in P0, e infine 5, il massimo delle derivate direzionali in P0 al variare del versore v uguale a 1. Sono tutte proprietà che abbiamo visto ieri. Allora, cominciamo quindi, vediamo la funzione f di xy, x elevato alla y, conviene riscriverselo nella forma esponenziale, quindi nella forma e alla y logaritmo di x. Lo riporto in forma esponenziale perché così è più comodo anche vedere il dominio. Da qui vedo subito che il dominio della funzione è tutto l'insieme delle coppie xy appartenenti a R2. E l'unica condizione che devo imporre è che l'argomento del logaritmo sia positivo, quindi x maggiore di 0. Da qui si vede subito bene la proprietà. Quindi x maggiore di 0 vuol dire che sono in questo semipiano qui. Primo e quarto quadrante, esclusa l'asse y. Gradiente della funzione, devo calcolare le derivate parziali, ma come la dipendenza da x e da y è regolare, quindi posso derivare normalmente rispetto a una variabile lasciando fissa l'altra variabile. Quindi df in dx xy è uguale a
devo derivare l'esponenziale e poi ritrovo l'esponenziale stesso e poi devo derivare l'esponente. Derivata dell'esponente è y, che è una costante quando derivo rispetto a x, per la derivata del logaritmo rispetto a x, y su x. E poi derivata parziale rispetto a y nel punto xy è e alla y logaritmo di x per la derivata dell'esponente logaritmo di x. Quindi il gradiente della funzione in un generico punto è data dalle sue componenti, quindi e alla y logaritmo di x, y su x, e alla y logaritmo di x per il logaritmo di x. E quindi questa è la risposta 1. Quindi questo è 1. 2. L'equazione del piano tangente nel punto P con 0 e 1. Allora, l'equazione del piano tangente è z uguale f di x con 0, y 0 più derivata parziale rispetto a x, la parte lineare della funzione, x con 0, y 0, x meno x con 0, più derivata parziale rispetto a y, x con 0, y 0, y meno y 0. È la parte lineare della funzione. Quindi ci serve calcolare, dobbiamo calcolare f di x con 0, okay. Quindi stiamo applicandola nel punto p con 0, che è il punto e 1. Ok, quindi andiamo a calcolare. F di p con 0 vale, allora nel punto e 1, e alla 1 per il logaritmo di e, logaritmo di e è 1, quindi vale e. E. Poi, e questo l'abbiamo calcolato. Calcoliamo le derivate parziali nel punto. Df in dx nel punto P con 0 è uguale, allora questa è questa prima componente, quindi abbiamo detto il punto è E1, quindi E alla 1 logaritmo di E per 1 fratto E, quindi E, questo termine come prima mi dà E, E fratto E 1, e poi df in dy nel punto P con 0, ok, questo termine è sempre uguale, e alla 1 per il logaritmo di e, e poi c'è un logaritmo di e, giusto, perché lo x è uguale a e, quindi e logaritmo di e è 1 e rimane e. Ok, a questo punto possiamo andare a sostituire nell'equazione del piano, okay, del piano tangente, e quindi viene z uguale e più derivata parziale rispetto a x, che è 1, quindi non la riscrivo, x meno e più derivata parziale rispetto a y, che è e, per y meno 1, e questa è l'equazione del piano tangente. Ok, quindi punto 2 l'abbiamo fatto. Derivata direzionale in P0 in questa direzione. Qui, poiché la funzione è regolare, abbiamo visto che appunto le derivate parziali esistono e sono continue, quindi la funzione in particolare F è differenziabile nel suo dominio. Esistono le derivate parziali e sono continue. Questa sappiamo che è una condizione sufficiente per la differenziabilità.
Ci conviene calcolare la derivata direzionale piuttosto che attraverso la sua definizione, cioè come limite, la calcoliamo col teorema del gradiente. Quindi possiamo scrivere che df in dv nel punto P con 0 è uguale al gradiente di f nel punto P con 0 prodotto scalare v. Quindi utilizziamo il teorema del gradiente. Ah, questo non penso che mi serva più, quindi posso cancellarlo. Quindi questo qui era il teorema del gradiente che abbiamo visto ieri, eh? Teorema del gradiente. Il teorema del gradiente ci consente di scrivere derivata direzionale come un prodotto scalare. Allora, quindi possiamo scrivere a questo punto v, abbiamo detto che è 1 su radice di 2, 1 su radice di 2, quindi in particolare è un versore, quindi norma di v è uguale a 1, è un versore, e quindi df in dv nel punto p con 0 era e1, è il prodotto scalare del gradiente della funzione nel punto E1 per 1 su radice di 2, 1 su radice di 2. Adesso vado a scrivere ancora. Il gradiente l'abbiamo calcolato, è questo, ne l'avevamo calcolato prima, eh? Esattamente la prima componente e seconda componente. 1 E per, da lì, 1 su radice di 2, 1 su radice di 2, e quindi 1 su, adesso faccio il prodotto scalare, somma dei prodotti componente per componente, 1 su radice di 2 più e su radice di 2. Ok. Quindi da qui, questo era il gradiente, eh? Gradiente di f nel punto E1, abbiamo detto che è 1 e da questo qui. Ok, quindi anche il punto 3 è fatto, vediamo il punto 4. Tre l'ho cancellato, direi. Quindi il punto 4 era la direzione di massima crescita. Allora, abbiamo visto ieri che la direzione di massima crescita, cioè quella che massimizza, allora, la direzione di massima crescita nel punto P0 è la direzione del versore V tale che dv in P0 è massimo, cioè è la direzione in cui la derivata direzionale è massima. Quindi abbiamo visto ieri, questo mi serve, non lo cancello, cancello questo. Che se voglio massimizzare il prodotto al variare del versore V di df in dv in P0, vi ricordo brevemente il conto che ho fatto ieri. Questo, utilizzando il teorema del gradiente, me lo riscrivo come massimo su v uguale a 1 di gradiente di f nel punto P0 per v, utilizzando il teorema del gradiente. E poi abbiamo visto che questo prodotto scalare fra il versore, un vettore del gradiente che è fisso e il versore v diventa massimo quando v è parallelo e concorde col gradiente di P0. Quindi questo è dato in particolare quando v
è uguale al gradiente di P0, però voglio che sia un versore, quindi lo devo normalizzare, gradiente di F di P0. E questo diventa infatti proprio gradiente di F di P con 0 prodotto scalare gradiente di F di P con 0 fratto gradiente di F di P con 0. Quindi la direzione di massima crescita che chiede appunto il testo dell'esercizio è data da questo versore, dal versore gradiente normalizzato. Quindi adesso ce lo andiamo a calcolare. Allora, chiamiamolo Vmax per dire che è la direzione di massima crescita. Lo chiamo Vmax. Allora, Vmax quindi è dato dal gradiente nel punto P0, quindi dal gradiente di FE1 fratto la sua norma. Allora, questo è uguale a 1, la norma del vettore è la radice quadrata dei quadrati delle componenti, radice quadrata di 1 più e al quadrato, e poi e fratto la radice quadrata di 1 più e al quadrato. Ok, al denominatore c'è la norma del vettore, cioè la radice quadrata dei quadrati delle componenti. Quindi questa è la direzione, è un vettore che fornisce la direzione di massima crescita. E infine il punto 5 era calcolare proprio esattamente questo massimo, e niente, dobbiamo fare semplicemente questo. Questo piuttosto che calcolarlo, possiamo farlo così, però possiamo anche più semplicemente osservare, questa diciamo, una cosa che vi tornerà utile, che sicuramente applicherete molte volte o che avete già sicuramente visto. Quando faccio il prodotto scalare di un vettore per se stesso al numeratore, che cosa trovo? Trovo la norma del vettore al quadrato, in generale. Se prendo un vettore V appartenente ad Rn e faccio V prodotto scalare V, questo, se ci pensate, è la somma per i che va da 1 ad n delle V con i per se stesso, quindi V con i al quadrato, e questo è proprio esattamente la norma del vettore V al quadrato. Prodotto scalare per se stesso dalla norma al quadrato. E quindi qua faccio il prodotto scalare del vettore per se stesso, fratto ancora però la norma, quindi mi viene norma di F P con 0 al quadrato, fratto la norma di DF P con 0, e quindi alla fine viene norma di DF P con 0. Quindi in particolare il massimo, questo era il punto 5 dell'esercizio, il massimo al variare del versore V delle derivate direzionali è uguale alla norma del gradiente in P con 0, e questo è uguale, quindi l'abbiamo calcolata sopra, la norma è questa qui, è la radice di 1 più e al quadrato. Ok? Ho applicato questa proprietà. Ok, e questo era l'ultimo punto. Ok, diciamo, questo chiude questa parte di esercizi sulle funzioni più variabili. E invece procediamo con la teoria sempre sulle funzioni più variabili, vedendo altre proprietà. Quindi adesso, procedendo, studieremo
il problema della caratterizzazione dei punti degli estremi di una funzione di più variabili. Quindi l'obiettivo sarà trovare condizioni necessarie e condizioni sufficienti in modo di caratterizzare i punti di estremo locale di una funzione di più variabili. Prima cosa andiamo a definire che cos'è un punto di massimo e minimo locale, un punto di estremo locale. Quindi definizione. Data una funzione f definita in un sottoinsieme di contenuti in Rn, allora un punto is con 0 appartenente a D si dice 1, un punto di massimo locale se esiste un raggio maggiore di 0 tale che f di x è minore o uguale di f di x con 0 per ogni x appartenente all'intorno di raggio R del punto x con 0 intersecato i punti col dominio. E 2. Punto di minimo locale se esiste sempre un raggio maggiore di 0 tale che, quindi minimo vuol dire che è più piccolo dei punti a lui vicino, f di x è minore, x con 0 è minore di f di x per ogni x appartenente a questo intorno di rx con 0 intersezione d. Quindi abbiamo il nostro dominio d, abbiamo un punto x con 0, allora dirò che questo punto ha un massimo di locale se esiste un intorno tale che, quindi questo è un brx con 0, quindi esiste un intorno del punto tale che il valore della funzione del punto x con 0 è più grande dei valori nei punti vicino, di tutto questo vicino. Quindi, in particolare, per esempio, una situazione di questo tipo, se questa è x con 0, vado a confrontare soltanto coi punti che stanno all'interno del dominio. Quindi confronto il valore in questo punto coi punti interni al dominio. Definizione, diciamo, è la stessa nel caso unidimensionale, dove però all'intervallo x con 0 meno r, x con 0 più r si sostituisce l'intorno circolare di raggio r. In generale un punto di massimo o minimo locale è detto un punto di estremo locale. Massimo o minimo locale è detto un punto di estremo locale. Anche questa è una terminologia che adottavamo anche nel caso unidimensionale. Quindi adesso l'obiettivo è caratterizzare nel punti di massimo e minimo locale, trovare delle condizioni. Vi ricordo, come sempre, diciamo, è un po' la guida, è quello che è stato fatto nel caso di una dimensione. Allora, per i punti di estremo locale in una dimensione abbiamo, quindi, in R per i punti di estremo locale abbiamo trovato condizioni necessarie. 1.
condizioni necessarie che sono per quelli interni date dal teorema di Fermat. Quindi annullamento della derivata nel punto. E condizioni sufficienti che sono rispettivamente due tipi, diciamo, di condizioni sufficienti. O lo studio del segno della derivata prima, studio del segno della derivata prima vicino al punto iscon 0, e poi l'altro modo erano quindi due studio delle derivate di ordine superiore, derivate di ordine superiore in x con 0. Per esempio, sapevamo se la derivata seconda era diversa da 0, allora se la derivata seconda era negativa il punto era di massimo locale, se la derivata seconda è positiva il punto di minimo locale. O altrimenti si guardava la prima derivata diversa da 0 e in base a sia, diciamo, se era pari o dispari oppure è al segno rispettivamente si riusciva a stabilire la natura del punto critico. Allora vedremo che questa adesso vedremo subito che c'è un analogo diretto del teorema di Fermat, cioè una versione del teorema di Fermat in Rn, e poi dopo ci occuperemo delle condizioni sufficienti e vedremo che mentre questa, non, diciamo, questa è legata alla struttura, al fatto che R in qualche modo ha un ordinamento naturale, quindi qui noi per questa proprietà andiamo a vedere, sfruttiamo il fatto che R ha un ordinamento naturale. Quindi possiamo dire che c'è una parte a destra e una parte a sinistra del punto critico. Quindi su questa proprietà non c'è un analogo in Rn, mentre di questa vedremo c'è un analogo in Rn. Un po' più complicata, ma c'è un analogo. Quindi prima cosa andiamoci a occupare però delle condizioni necessarie, e questo è il teorema di Fermat. Sia quindi F definita da D contenuto in Rn, x con 0 appartenente a D interno, questo è importante, un punto di estremo locale. E F differenziabile nel punto is con 0. Quindi, ok, allora, la proprietà è che il gradiente di F nel punto is con 0 è uguale a 0. E quindi ricordando che il gradiente è un vettore, queste in realtà sono n condizioni. Cioè, questo è equivalente a dire che tutte le derivate parziali nel punto is con 0 si annullano. Quindi effettivamente, diciamo, la condizione sono l'annullamento di tutte le derivate df in dx1, df in dx2, df in dxn, tutte le derivate parziali nel punto is con 0 sono uguali a 0. Questo vuol dire proprio che il gradiente, qui dovete intenderlo come gradiente, in R, coincide col vettore nullo in Rn, ok? È il vettore nullo. Ok, quindi vedete, questo è proprio l'analogo del caso unidimensionale. Nel caso unidimensionale differenziabilità e derivabilità coincidono, sono equivalenti, quindi
Questa è la proprietà di regolarità esattamente, nel caso n dimensionale quella giusta è la differenziabilità, non la derivabilità, quindi nel caso n dimensionale coincido, ma nel caso n dimensionale con n maggiore strettamente di 1 la proprietà giusta è la differenziabilità. E poi, ok, facciamo un po' di commenti sulle varie, cenno velocissimo di dimostrazione e poi alcuni commenti sulle ipotesi. Proprio un cenno di dimostrazione. Facciamo per semplicità il caso n uguale a 2. Ok, quindi io sono in questa situazione. X con 0, y 0 e supponiamo che per esempio x con 0, y 0 sia un punto di minimo locale, analogamente se il punto è di massimo locale, minimo locale. Allora posso osservare che la funzione così definita g di x che è uguale a f di x y0, cioè è la restrizione della funzione alla retta orizzontale y uguale a y0, questa funzione a questo punto dipende soltanto dalla x, ha un punto di minimo locale in x con 0. Perché noi sappiamo, perché questo? Sappiamo che f di x con 0 y0 è minore di f di xy in tutto un intorno del punto x con 0 y0 e quindi in particolare sarà vero anche per i punti della retta y uguale y0 contenuti nell'intorno. Questo quindi è proprio esattamente, infatti g di x con 0 minore o uguale g di x è equivalente a dire proprio che f di x con 0 y0 per definizione di g. E a questo punto questa è una funzione di una sola variabile che ha un punto di minimo locale in x con 0. Dal teorema di Fermat, inoltre la funzione è differenziabile, quindi dal teorema di Fermat, quindi in parte in R, si ha G' di x 0 uguale a 0. Il teorema di Fermat mi dice che nei punti di estremo locale la derivata si annulla. Ma cos'è g' di x con 0? Vedete, la g è la, quando derivo la g rispetto ad x, è come se derivassi la f rispetto a x avendo congelato y0, quindi poiché g' di x è uguale alla derivata parziale di f in dx nel punto x, y0, è proprio per definizione, allora la condizione precedente, dalla condizione precedente, questa qui, si ha df in dx con 0 y0 uguale a 0. Analogamente si dimostra prendendo
HY uguale G di X con 0, questa volta Y, si dimostra l'altra condizione, che df in dy, x con 0, y0 uguale a 0. Quindi praticamente congelo una variabile, lavoro soltanto nell'altra variabile, quindi questo, e quindi mi riconduco al caso unidimensionale. Applico il teorema di Fermat nel caso unidimensionale, ma osservando appunto che le derivate ordinarie di queste funzioni di una variabile coincidono proprio con le derivate parziali della funzione di partenza, ottengo la corrispondente condizione. Quindi nel caso di due dimensioni ho esattamente il teorema di Fermat, cioè derivate parziali rispetto a x e derivata parziale rispetto a y, nel punto devono annullarsi. Ok, quindi questa era veloce dimostrazione del risultato, quindi è basata su quella del caso unidimensionale. Facciamo un po' di commenti. Allora, molti commenti sono ovviamente simili a quello, quindi un po' di osservazione. Allora, la prima osservazione è ovviamente che il teorema di Fermat, come nel caso unidimensionale, vale solo nei punti interni, quindi infatti, vedete, l'ho sottolineato, il teorema di Fermat vale solo negli estremi locali, nei punti di estremo locale interno. Quindi, cioè, vale in un punto di questo tipo, ok, sì, così se questo è un estremo locale interno, ok. Ma su questi punti che stanno sul bordo dell'insieme, il teorema di Fermat non vale. Ok? Non ci, è come nel caso unidimensionale, no? Ci consente di caratterizzare, quindi in questo caso sì, in questo caso no. In generale nei punti di bordo il teorema di Fermat non vale, perché è proprio il punto che non mi posso avvicinare da tutti i lati, la cosa come nel caso di una dimensione, devo avere la possibilità di avvicinarmi da entrambe le direzioni, mentre questo potrebbe essere cioè in un punto di bordo la funzione potrebbe crescere o decrescere, quindi non necessariamente il gradiente uguale a zero vuol dire che il grafico della funzione ammette piano tangente orizzontale. Ok. Quindi gradiente uguale a zero vuol dire che in quel punto il piano tangente è orizzontale. In un punto di massimo sul bordo, vedete anche qui per esempio il piano tangente non necessariamente è orizzontale. E quindi non è detto che il gradiente si annulli. Quindi è esattamente la situazione nel caso unidimensionale. Poi, seconda osservazione importante, introduciamo questa terminologia che abbiamo in già introdotto nel caso unidimensionale. Diciamo, se il gradiente nel punto x con 0 si annulla, allora x con 0 si dice un punto critico. Il teorema di Fermat dice che se un punto di estremo locale interno è sicuramente un punto critico. Non metto interno, però è chiaro, sto lavorando sui punti interni, non sul punto di bordo. Un punto di estremo locale interno è sicuramente un punto critico. Ma invece l'implicazione inversa in generale può essere falsa. Quindi
Questo anche esattamente come nel caso unidimensionale. In R il controesempio era questo qui. In R il controesempio è la funzione f di x uguale x al cubo. Allora, f' di con 0, f' di 0 uguale a 0, ma x uguale a 0 non è un estremo locale. La tangente in orizzontale è 0, ma il punto non è di estremo locale. In R2, facciamo il controesempio in R2, che è un po' più semplice, non in generale in R2, il controesempio in R2 che in genere si utilizza è questa funzione f di xy uguale x quadro meno y quadro. Allora, adesso provo a fare un disegno. Questa funzione si chiama il paraboloide iperbolico. Paraboloide iperbolico. Allora, il grafico di questa funzione è fatto in questa maniera. Ok, quindi è quello che si chiama anche un paraboloide a sella, cioè è proprio come una sella, ha un avvallamento in questa direzione e invece decresce, quindi è tipo una sella. Allora, troviamo i punti critici di questa funzione. Allora, vado a fare il gradiente di f di xy. Allora, il gradiente di f di xy è uguale a 2x meno 2y. Quindi se vado a cercare i punti critici della funzione, quando vado a vedere, quindi gradiente di f di xy è uguale a 0, 0, se solo se xy è uguale a 0, 0. Quindi l'unico punto critico è l'origine. Quindi in questo punto nell'origine ha un punto critico. Allora, però, adesso osservo che mi restringo a considerare la funzione lungo gli assi. Quindi, se considero, in particolare voglio far vedere che questo punto critico non è di estremo locale, voglio verificare che 0, 0 non è un estremo locale. Dal disegno, per quanto sia brutto il disegno, un po' si dovrebbe capire perché, vedete, in questa direzione così l'origine ha un punto di minimo, mentre in quest'altra direzione l'origine ha un punto di massimo. Però in particolare facciamolo vedere. Per esempio, se io considero la funzione fx0, quindi questa sarebbe la restrizione della funzione lungo l'asse x. Qui è x, y. Mi prendo la restrizione della funzione all'asse x, ponendo y uguale a 0, e questa rimane esattamente x quadro. X quadro, la restrizione, ha un punto di minimo locale, stretto addirittura, minimo locale, in 0. Quindi la funzione f lungo l'asse x
a un minimo in 0,0. Un punto di minimo in 0,0. Adesso restringo, invece faccio la cosa in qualche modo simmetrica, restringo la funzione all'asse y, quindi mi restringo a considerare i punti del tipo f di 0y. Quando la restringo all'asse y, la funzione rimane meno y quadro, che ha un punto di massimo locale, in y uguale a 0. E quindi, come prima, quindi la funzione, quindi f, ha un punto di massimo locale lungo l'asse y. Quindi in una direzione ha un punto di minimo locale, in un'altra direzione ha un punto di massimo locale, e chiaramente il punto non può essere un estremo locale perché è più piccolo dei valori in questa direzione e invece è più grande di tutti i valori in questa direzione. E questo appunto è il tipico controesempio che si utilizza per far vedere che un punto critico non necessariamente è un punto di estremo locale. A questo punto, quindi, annullando il gradiente possiamo trovare i punti critici, però ci serve capire quali fra questi punti critici sono effettivamente punti di estremo locale, sempre punti critici interni, questo è importante. E allora quindi ci servono delle condizioni sufficienti a questo punto per i massimi. E qui un po' più leggermente più complicato del caso unidimensionale. Quindi a questo punto ci occupiamo di condizioni sufficienti per gli estremi locali. Fatemi anche richiamare il risultato che vale in R, in particolare però. Qui dobbiamo, in R noi abbiamo visto il risultato generale che ci diceva se la prima derivata è diversa da 0 è pari, allora rispettivamente è negativa, pari e negativa è il punto di minimo, di massimo locale, altrimenti se la prima derivata è diversa da 0 era dispari, il punto non era di estremo locale. Qui capite che in Rn parlare di prima derivata diventa complicato perché tenete conto che la derivata seconda di una funzione già una matrice essiana n per n. Quindi quando vado a fare derivate di ordine superiore, le derivate diventano oggetti molto complessi. Quindi in realtà noi ci accontenteremo di generalizzare questo risultato, che è quello corrispondente alle derivate di ordine 2. Quindi se f appartiene, diciamo, di classe C2, di classe C2 in un insieme in un intervallo AB, x con 0 appartenente a B è un punto critico, allora e f secondo di x con 0 è diverso da 0, allora se f secondo di x con 0 è maggiore di 0, x con 0 è un punto di minimo locale. Invece se f secondo di x con 0 è minore di 0, x con 0 è un punto di massimo locale. Questo è il risultato a cui si vuole arrivare. Sostituendo a
derivate seconde, in questo caso la matrice hessiana, cioè la matrice di tutte le derivate seconde. Quindi, con l'obiettivo di un risultato simile a questo, cominciamo a introdurre un po' di definizioni. Okay. Fatemi ricordare prima appunto che cos'è la matrice hessiana, quindi per una funzione se f è derivabile due volte, abbiamo visto ieri, si può definire la sua matrice hessiana, come abbiamo visto, che è una... HF di x con 0. Allora, piuttosto adesso con utilizzare la notazione proprio per semplificare, piuttosto che utilizzare questa notazione, utilizzo quella con l'indice in basso. Utilizzo la notazione questa qui. Quindi diventa un po' più veloce da scrivere. F x1 x1 nel punto x con 0. F di x1 x2 nel punto x con 0. Puntini puntini. F di x1 xn nel punto x con 0. E poi così via fino ad arrivare a f xn x1 nel punto x con 0, puntini puntini, f di xn xn nel punto x con 0. Okay. Questa è la matrice hessiana, quindi qua c'è poi f di x2 x1 e così via. Vedete, le derivate è come se fossero gli indici della matrice, perché 1, 1, 1, 2, 1, n, 2, 1, 2, 2, 2, n. Quindi le derivate sono esattamente l'elemento A, 1, 1, A, 1, 2 della matrice. Questo è l'elemento A, 1, 2, A, 1, n. Quindi la prima, le righe sono le derivate rispetto alla variabile, le colonne sono le derivate rispetto all'altra variabile. Quindi la generalizzazione di derivata seconda è la matrice hessiana, quindi dobbiamo lavorare con una matrice. Quindi ci serve sostanzialmente di dare un significato a cosa vuol dire che una matrice sia maggiore di zero, che non è, diciamo, immediatamente... bisogna dargli un significato preciso. Allora bisogna introdurre la seguente... notazione, la seguente definizione. Ricordate, importante, che la matrice hessiana è una matrice simmetrica. Dal teorema di Schwarz. Allora, definizione. Questa la do per una matrice generale, ovviamente a noi si interesserà per la matrice hessiana. Si ha una matrice simmetrica n per n. Allora, 1. A si dice definita positiva se x trasposto, poi fra un attimo scrivo a x, è strettamente positivo per ogni x appartenente a Rn con x maggiore diverso dal vettore nullo. 2. Si dice definita negativa se x trasposto a x è minore di 0 per ogni x appartenente ad Rn con x diverso da 0,
3, indefinita, se esistono due vettori, x1 e x2, tali che x1 trasposto a x1 è minore di 0 e x2 trasposto a x2 è maggiore di 0. E infine 4, a si dice semidefinita. Questa volta metto tutto in, si dice semidefinita. Positiva oppure rispettivamente negativa. Metto tutto in un'unica definizione per far se vale soltanto la diseguaglianza debole, cioè se x trasposto a x è maggiore o uguale di 0 per ogni x appartenente ad Rn, oppure rispettivamente x trasposto a x minore o uguale di 0 per ogni x appartenente a Rn. Ok. Questa è una definizione, è il senso appunto in cui vogliamo estendere questa definizione, cioè dire che un numero è positivo, vedremo che in effetti contiene anche quello come caso particolare. Facciamo degli esempi, innanzitutto spieghiamo che cosa vuol dire fare questo prodotto, questo è un prodotto vettore matrice vettore. Allora, questo lo cancello. X è un vettore, allora X in Rn, lo devo pensare come un vettore colonna. Allora, x sarà un elemento di Rn, lo penso come un vettore colonna quindi lo penso in questa forma x1, x2, puntini puntini, xn. E quindi il suo trasposto, x trasposto, diventa un vettore riga x1, x2, xn. Okay. Adesso vediamo se questi prodotti sono compatibili, perché devo, qui sto moltiplicando vettore, matrice, vettore. Allora, un vettore colonna, questo un po' di algebra delle matrici l'avete vista, no? A geometria. Quindi un vettore colonna è una matrice n per 1, ha n righe e una sola colonna. Mentre un vettore riga lo posso pensare come una matrice 1 per n. Allora, quando faccio x trasposto a x, quindi devo avere la compatibilità dei prodotti fra matrici, quindi questo allora è un, questo abbiamo detto che è 1 per n, questa è una matrice n per n e x è a sua volta n per 1. Allora, facciamo questi prodotti, quindi x trasposto, per fare il prodotto fra due matrici, il numero di colonne della prima deve essere uguale al numero di righe della seconda e la matrice risultante è la matrice che ha tante righe quanto la prima matrice e tante colonne quanto la seconda. Quindi facendo il primo prodotto io ottengo una matrice 1 per n. C'è la compatibilità fra nei termini e quindi il risultato è adesso devo rimoltiplicare per questo, nuovamente ho compatibilità perché ho
1 per n moltiplicato per n per 1, stesso numero di colonne della prima uguale al numero di righe della seconda, il risultato effettivamente è 1 per 1, cioè una matrice 1 per 1 è un numero reale. E quindi a questo punto ha senso dire che un numero reale è positivo, negativo, maggiore o uguale a 0, minore o uguale a 0. Quindi, ok, facciamo un calcolo, adesso lo faccio proprio esplicitamente il calcolo in qualche esempio. Quindi questo era soltanto per far vedere che queste scritture hanno senso almeno come prodotti. Facciamo alcuni esempi. Verifichiamo per esempio che la matrice identità, lo faccio tutto per n uguale a 2 solo per semplicità, però questo è tutto è generale, mettiamoci per n uguale a 2 per semplicità, e prendiamo la matrice identità, quindi la matrice identità è la matrice 1, 0, 0, 1. Mostriamo che la matrice identità è definita positiva. Quindi voglio far vedere che questa matrice è definita positiva. Allora, che cosa devo fare? Devo prendere un generico vettore diverso da 0, per ogni vettore di Rn diverso da 0, e quindi devo fare x trasposto, x1, x2, 1, 0, 0, 1, x1, x2. Allora, quindi quindi devo vedere di fare questo prodotto. Faccio prima il prodotto dei primi due, prima riga per prima colonna, quindi mi viene una 1, quindi prima riga per prima colonna x1, prima riga per seconda colonna x2, e poi devo ancora rimoltiplicare per il vettore colonna x1, x2, e questo adesso, questo diventa, quando faccio questo prodotto, è semplicemente il prodotto scalare per questi vettori, quindi devo fare questa riga per questa colonna e mi viene x1 al quadrato più x2 al quadrato, che ovviamente è maggiore di 0, per ogni x1 e x2 diverso. Quindi, per esempio, un esempio di matrice definita positiva è la matrice identità. Vediamo una matrice semidefinita. Indefinita, facciamo prima indefinita. Prendo sempre matrici semplici, insomma, in modo di fare... Questa volta prendo la matrice A che è 1, 0, 0, meno 1. Allora, per far vedere che questa matrice è indefinita, devo far vedere che esistono due vettori non nulli, tali che il prodotto per il primo vettore mi dà un numero positivo e il prodotto per il secondo mi dà un numero negativo. Allora, prendo x1, prendiamo x uguale a 1, 0, non vorrei chiamarlo x1, chiamiamolo x. Quindi faccio 1, 0, poi... 1, 0, 0, meno 1 e 1, 0. Ok, quindi sempre x trasposto a x. Prima riga per prima colonna 1, 0. Prima riga per seconda colonna 0. E adesso devo rimoltiplicare... scusate, questo ho sbagliato, ho detto 1, ma vabbè, 1 va bene comunque. Poi rimoltiplico per 1, 0, e questo quindi viene 1 che è maggiore di 0. Quindi ho trovato un primo vettore per cui il prodotto, questo prodotto x trasposto a x è positivo. E poi prendo il secondo vettore per cui mi dà un valore negativo, per esempio potrebbe essere 0, 1. Quindi 0, 1. Allora, quindi questa volta vado a fare 0, 1, 1 meno 1, 0, 0 meno 1, non mi viene. Allora, perché quando vado a fare mi viene meno 1 per meno 1 e non mi viene. No, non mi viene, questa non mi viene indefinita. No.
Non mi viene. Viene meno 1. Vabbè, andiamo fino in fondo e vediamo che succede. 0, 1. Allora, sì, no, viene, in effetti viene. No, ho sbagliato, questo è un vettore colonna. Sono stato poco fiducioso. Allora, prima riga per prima colonna, quindi 0. Prima riga per seconda colonna, meno 1. Adesso la molti... sì, viene. 0, 1. E quindi quando faccio questo per questo, 0, più questo per questo, meno 1. E quindi ho trovato due vettori non nulli, per cui in un caso è positivo, nell'altro caso è negativo, e quindi questa è indefinita. E infine faccio un esempio di matrice semidefinita. Ad esempio, questo però non faccio il conto, si può verificare facilmente che la matrice meno 1, 0, 0, meno 1 è definita negativa, però non faccio il conto. E infine volevo fare un esempio di matrice semidefinita. Allora, prendo questa matrice. Ci metto uno 0 in uno dei due posti. Allora, quindi vediamo che è semidefinita. Prendo un generico vettore x1, x2, 1, 0, 0, 0, x1, x2. Allora, questo mi dà prima riga per prima colonna x1, prima riga per seconda colonna 0. Il moltiplico per x1 e x2 e quindi mi viene x1 al quadrato, che è sempre maggiore o uguale di 0. Okay. D'altra parte però vedete che se io prendo quindi il prodotto in effetti è sempre maggiore o uguale di 0, d'altra parte però si annulla sui vettori di questo tipo, sui vettori non nulli di questo tipo. Quindi se, questo è un vettore non nullo, se rifaccio il prodotto, questo prodotto viene 0 e quindi vedete ci sono dei vettori non nulli per cui si annulla, quindi non è definita positiva, è solo semidefinita positiva, perché ci sono dei vettori non nulli su cui si annulla, semidefinita positiva. Ok. E vabbè, ci fermiamo qui e proseguiamo venerdì con questa parte.